Con me c'è Monetta Rosanna, presidente e responsabile del gruppo Unicef di Saronno. Il laboratorio di quest'anno ha come titolo Stili di vita, io posso fare la differenza. Che cosa ci vuole dire di questo titolo? Che è un progetto del Ministero delle Politiche Giovanili, un progetto biennale, dove ci sono due regioni che stanno lavorando, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. All'interno della Lombardia abbiamo dei comuni pilota, tra cui il nostro comune di Saronno, poi abbiamo un altro comune, Mesenzana e Besozzo, in più per la Lombardia Rozzano. Per l'Emilia Romagna abbiamo Cesena, Forlì e Bologna. Un progetto, ripeto, appunto biennale, pilota, e lo dice lo slogan, stili di vita, io posso fare la differenza, affrontando la tematica della sostenibilità ambientale. Sostenibilità ambientale vista con gli occhi dei bambini e dei ragazzi, che non è intesa solo l'ambiente fisico, ma anche quello psicofisico. L'anno scorso il progetto culturale sosteneva la campagna Io come tu, mai nemici per la pelle, che voleva rompere tutte le discriminazioni o tutte le differenze di religione, etnia e di razza. Quest'anno invece l'abbiamo proprio legato a questo progetto ministeriale, perché il 15 di novembre ci sarà il Consiglio Comunale aperto e i nostri ragazzi porteranno nelle diverse forme, anche con la mail art, le loro idee, come vedono l'ambiente, cos'è per loro la sostenibilità ambientale. Ma il primo passo che chiediamo ai bambini è: io cosa posso fare? Non voi, io, perché per l'Unicef è importante l'assunzione di responsabilità. Infatti diciamo sempre che educare fin da piccoli ai diritti vuol dire diritti e doveri, non solo quando ci fa comodo. È un progetto forte e un progetto sperimentale. Se andrà bene e il Ministero delle Politiche Giovanili vedrà delle proposte concrete, lo farà diventare pilota per tutta Italia, e quindi io penso che per la nostra città sia una bella iniziativa o occasione di cambiamento. Nella sua presentazione lei parlava della semplicità dei bambini. A me viene allora spontanea farle questa domanda: quanto e quando la semplicità dei bambini può influire sui grandi, sugli adulti? La semplicità dei bambini sugli adulti, secondo me, influenza tantissimo. Se gli adulti hanno voglia di ascoltarli, di osservarli, perché loro con piccoli gesti e con i loro modi, anche a volte giocoso, con un po' forse anche di irresponsabilità perché sono piccini, ci comunicano dei momenti forti. Vi faccio un esempio che mi ha colpito tantissimo. I grandi hanno sempre un po' di stereotipi verso l'altro diverso di colore di pelle o se è in carrozzina. Per i bambini non è così. L'ultimo intervento che ho fatto in una scuola, un bimbo mi ha guardato e mi ha detto: ma perché tu dici che lui è diversamente abile? Già qua ha un linguaggio diverso. E gli ho detto: perché lui ha un piccolo handicap fisico, ma se tu lo fai notare allora è diverso, per noi è uguale. E allora io devo dire che mi sono soffermata su questa cosa e mi ha fatto riflettere. I bambini non hanno barriere, i bambini non vedono la diversità, è che poi crescendo si fanno influenzare. Quindi io penso che ho imparato tanto anche dall'Unicef come persona, che effettivamente i bambini hanno tanto da darci e forse noi dovremmo imparare a sederci al loro livello e non dimenticare che anche noi siamo stati bambini. Grazie Monetta, grazie per questa iniziativa, perché soltanto diventando bambini si può assaporare il gusto della vita. Grazie. Grazie a voi, perché siete sempre molto disponibili. Devo fare un ringraziamento particolare alla nostra TV locale. Evviva Piero! Grazie. Grazie.